La prima relazione è quella del dottor Donzelli, che ha già le slide, eh, diciamo, in condivisione dello schermo e che quindi eh, diciamo, invito a, a iniziare. Grazie, Alberto, e di nuovo benvenuti. Buonasera a tutti. Allora, questa è eh, la undicesima eh, riunione di questo gruppo di studio infovax evidence based e strategie anti covid-19 e eh, em, come sapete eh, questi appuntamenti sono sempre molto densi lo sarà anche questa volta di informazioni per cui non danno un particolare spazio per la discussione che invece eh, quello che non si riesce a fare alla fine eh, viene eh, spostato all'interno di una chat che Alberto Miss, eh, che Edoardo Missoni ha eh, Iniziato e ha lanciato, e dove partecipa anche insieme a lui che del coordinamento anche Patrizia Gentilini e altri. E in quella sede si discute e possono essere ripresi questi argomenti e poste delle questioni al gruppo di InfoVax, che poi le riprende nel successivo incontro. Allora. Come sempre, questa è la seconda slide. Prego, Giovanni. Buonasera a tutti, sono l'Avvocato Giovanni Porto del Foro di Livorno e il mio sarà un intervento estremamente conciso, soltanto per ricordare che il gruppo si è costituito per approfondire tematiche medico-scientifiche legate al Covid-19, inclusa l'ottimizzazione delle strategie vaccinali con un approccio scientifico basato sulla evidence. Ovvero prove ABM, e di prevention e di healthcare, e con l'intento di promuovere un confronto approfondito tra gli addetti ai lavori nell'ambito di un dibattito scientifico aperto a un effettivo contraddittorio. A tal riguardo, non verrà, pertanto, accettata alcuna strumentalizzazione volta a screditare il metodo scientifico utilizzato e non verrà tollerato l'uso di appellativi. Quali NOVAX, negazionisti, complottisti, o più in generale tutto ciò che mette in discussione il decoro e la dignità professionale dei medici che compongono il gruppo di studio. Qualora pertanto si configurassero condotte illecite dal punto di vista civile o penale, procederemo immediatamente alla tutela del gruppo e dei suoi componenti nelle competenze sedi giudiziali. Buon proseguimento di conferenza. Grazie, Avvocato Porto. Eh, io non eh, vi rileggo questa dichiarazione che però trovate in apertura in tutte le mie presentazioni e nei materiali depositati. Eh, vi ricordo semplicemente che eh, sarebbe da richiedere in qualsiasi eh, occasione pubblica che chi eh, presenta dati, informazioni che ne sono tratte e raccomandazioni dichiari in apertura. La presenza o assenza di conflitti di interesse e inviti a verificarlo. Questa è la nostra Fondazione, Allineare Sanità e Salute, che è una delle numerose associazioni che afferiscono alla Rete eh, Sostenibilità e Salute, e alla mission di fornire ai sistemi sanitari un supporto di ricerca, di conoscenze e strategie per superare il conflitto di interessi con la salute che coinvolge in maniera sempre più drammatica quasi tutti gli attori in sanità eh, e, e che sta subendo grandi accelerazioni nella pandemia. La pross nel prossimo incontro magari dedicheremo qualche slide per precisare meglio questi concetti. Questa presentazione affronterà degli aggiornamenti sull'associazione tra vaccinazioni, ricoveri, terapie intensive e decessi. Questi aggiornamenti sono ormai eh, un appuntamento obbligato alla, eh, aggiornati al momento in cui ci parliamo. Alcune riflessioni sui dati dell'evoluzione della pandemia in Israele e il monitoraggio continuo della situazione di Israele e eh, del Regno Unito tratto da Euromomo, ancora eh, su come evolve l'efficacia pratica vaccinale rispetto all'infezione, la discussione delle strategie eh, per migliorare sempre più il risultato a livello di comunità e parleremo ancora del rapporto tra pressione selettiva e varianti. Eh, di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, ma è un argomento cruciale anche nel dibattito pubblico, quindi deve essere padroneggiato dalle centinaia di medici che sono iscritti a questo gruppo, siamo ormai più di 650, e eh, dovrebbe essere rilanciato in ogni contesto, anche sul eh, discorso della pressione selettiva eh, nei conflitti il suo rapporto con lo sviluppo di varianti dove ci sono delle predisposizioni clamorose che vi farò presente e eh, il rapporto tra vaccinazione e infezioni naturali che dovrebbe vedere una cooperazione anziché gli ostacoli che oggi sono frapposti a queste due componenti dell'evoluzione favorevole di una pandemia. Si farà un'analisi critica eh, severa del trial pubblicato sul vaccino moderna per adolescenti e si concluderà con aggiornamenti su terapie efficaci e sostenibili che devono essere rese disponibili. Noi ci auguriamo al più presto. Quindi eh, il dibattito anche acceso in atto su Ivermectina, delle considerazioni di confronto anche con Budesonid inalatorio, su Fluvoxamina, che è una new entry e ancor più new, citagliptin, che è uno degli inibitori di PP4, che probabilmente, insieme altri, alle altre gliptine, esercita un effetto eh, sorprendentemente favorevole sulla condizione. Questo è il confronto per parlare del primo punto tra eh, decessi nell'anno 2021 rispetto al 2020. Il 2021 è mostrato con la riga rossa, 2020 quella nera, ha un picco più alto, ma poi la discesa eh, nel periodo eh, primaverile ed estivo. È sostanzialmente sovrapponibile anzi ora si assiste a un rialzo nel 2021 che non c'è stato nel 2020 questo è uno dei membri del gruppo direttivo che è il eh, dottor eduardo missoni e okay. spero sia presente comunque eh, a... mi auguro non, non si dispiaccia dell'uso della sua immagine che rileva una cosa che tutti noi abbiamo osservato e condiviso. Questo è il confronto tra i ricoveri nelle due annate. E di nuovo eh, Missoni osserva che eh, addirittura nel caso dei ricoveri c'è una significativa maggior eh, eh, abbondanza di ricoveri nel 2021 rispetto agli stessi mesi. Settimane, giorni del 2020. E questo è il confronto sempre da dati della Protezione Civile tra le terapie intensive e faccio notare che è, è ancora più impietoso a carico del 2021 rispetto al 2020, come potete osservare. Perché questo accada, eh, abbiamo formulato delle eh, ipotesi non alternative. Che spiegano questo apparente paradosso le abbiamo anche raccolte in un articolo presentato a Epidemiologia e Prevenzione, che lo ha rifiutato con argomentazioni che magari avremo tempo in altri momenti di analizzare e ci hanno lasciato profondamente in disaccordo, ma l'abbiamo sottoposto a questo punto a un'altra rivista e eh, insisteremo perché secondo noi merita di essere aperto un dibattito su questi eh, temi. Questo è, come vi dicevo, il confronto da Euromomo. Vediamo che Israele continua a non scendere sotto la media degli anni precedenti e eh, non recupera i picchi che ci sono stati in eh, mesi recenti eh, e ammette un netto, eh, una netta riduzione dell'efficacia del vaccino Pfizer che sta somministrando come mono eh, scelta vaccinale. Eh, per quanto riguarda il Regno Unito vediamo che la mortalità totale non sta scendendo contrariamente da quanto sembra sempre nelle ultime due settimane ma poi i dati si consolidano e quindi vi mostro che in realtà quando i dati sono più consolidati la mortalità ancora resta al di sopra del, sia pur di poco della media degli anni precedenti di confronto e è ben lontana dall'aver recuperato i picchi notevoli che ci sono stati in mesi precedenti. Continuiamo a monitorare e vedremo cosa si verifica. Questa è la situazione di Israele, questa ve l'avevo già presentata, forse non con questa forma o forse sì, con eh, questa è il, la settimana dal 25 di luglio al 31 di luglio. Sono state evidenziate in giallo come eh, cosa più importante da cogliere con un confronto a colpo d'occhio la percentuale di casi positivi tra i vaccinati con doppia dose, Pfizer, e la percentuale di popolazione pure vaccinata con doppia dose. E la cosa che colpisce è che sono assolutamente in linea, con piccole oscillazioni eh, in ciascuna fascia di età, ma si vede che le due percentuali coincidono in maniera quasi completa. Questa è la settimana successiva, aggiornata dall'1 al 7 agosto, e continua questo eh, confronto impietoso dove la popolazione vaccinata con due dosi esprime un numero di casi positivi eh, che è eh, sostanzialmente analogo alla propria percentuale, alla percentuale della propria platea. E questa è l'ultima settimana aggiornata dall'ottimo eh, dottor Malatesta al eh, 14 di agosto. E si vede una volta di più che questo fenomeno viene confermato. Quindi non è più soltanto una ipotesi, ma è una tendenza che si conferma di settimana in settimana. Ma se vogliamo andare a vedere non le percentuali. E ancora le percentuali in questo caso eh, sì, eh, la percentuale dei vaccinati in arancione nella eh, tabella con eh, nell'illustrazione con gli istogrammi sopra riportata si riferisce all'ultimo periodo eh, e eh, vedete, eh, nei, diversi, eh, nei diversi confronti, che eh, sostanzialmente nelle diverse fasce di età c'è eh, una grande eh, analogia tra eh, i contagi tra i vaccinati con doppia dose rispetto al totale dei contagi. Questa è la situazione dei contagi tra i vaccinati eh, i casi positivi tra i vaccinati in eh, in evoluzione nel tempo. Vedete che quindi le percentuali come avete visto nelle slide precedenti sono eh, sempre più simili a quelle della percentuale di popolazione vaccinata con doppia dose. Quindi, questa è la conclusione e l'implicazione è che la vaccinazione non offre, anche quando è completa, dopo un numero rilevante di mesi, come è la situazione di Israele, che per prima ha vaccinato la grandissima parte della propria popolazione, non offre più una protezione eh, di eh, alcun rilievo per l'infezione e conseguentemente per la trasmissione se i casi sintomatici sono analoghi. Però eh, i numeri assoluti salgono di eh, settimana in settimana e vedete per le diverse classi di età che è un fenomeno assolutamente coerente tra tutti. Quindi noi abbiamo la legge 76 che è la conversione del 28 maggio del decreto legge di aprile, il famoso decreto 44, con le misure che disponevano l'obbligo per i sanitari, l'articolo 4 che dice che in considerazione dell'emergenza epidemiologica, gli esercenti, le professioni sanitarie, il personale che rende prestazioni di cura e assistenza, eccetera, è obbligato a sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione. Allora abbiamo visto che anche in Italia ci sono già ampi indizi di questo che sta avvenendo, ma come ha detto Pregliasco, una volta tanto sono d'accordo con lui, quello che vediamo in Israele è la proiezione anticipata di un film che stiamo iniziando a vedere anche in Inghilterra, anche se in Inghilterra ancora non si è arrivati al punto che si vede nella eh, eh, nazione eh, israeliana e che vedremo. Tra qualche mese, verosimilmente in Italia. Allora, se ormai è chiaro che la vaccinazione non può prevenire l'infezione, io ritengo che i presupposti per l'obbligo vaccinale dovrebbero venir meno. E mi auguro che ci sia eh, qualche magistrato che ha il coraggio di eh, prendere in mano queste prove che stanno sotto gli occhi e eh, eh, prendere un'iniziativa per il superamento della legge 76. Eh, mi auguro anche, naturalmente, che ci sia, anche se ho molta poca fiducia in questo, un ripensamento da parte di chi ha votato questa legge. E quindi dovrebbe, a mio avviso, svanire questo obbligo per i sanitari, non iniziare neppure quello per insegnanti o per altre categorie. Allora passiamo a uh, vedere la situazione eh, invece internazionale, questo è il confronto tra gli Stati Uniti, fresco fresco di pubblicazione sul British Medical Journal, e eh, la situazione di un insieme di 16 paesi europei, dove eh, 5 paesi eh, hanno avuto addirittura una, eh, una riduzione della mortalità nel 2020 rispetto al quinquennio 2015-2019. Eh, la Svezia è eh, in una situazione quasi borderline per cui eh, ha avuto un piccolo aumento che adesso vedremo ed è al minimo per quanto riguarda i eh, paesi che eh, eh, gli ulteriori eh, 11 paesi. E, eh, altri paesi hanno avuto un aumento variabile attenzione non c'è l'italia tra questi 16 paesi sviluppati che sono stati presi come confronto tra pari con gli stati uniti non c'è l'italia perché insieme alla germania per la verità i suoi dati sono stati ritenuti incompleti e non adeguati per il confronto quello che emerge è che gli stati uniti hanno avuto una perdita di anni di vita eh, estremamente più pesante eh, nel 2019-2020 rispetto al eh, periodo di confronto e soprattutto rispetto agli, eh, ai paesi europei che sono stati utilizzati per questo paragone. Per le donne è una situazione molto pesante ed è pesantissima per i maschi, ma soprattutto è pesante per le minoranze etniche statunitensi, per i neri e per gli ispanici, dove una situazione storicamente di favore degli ispanici rispetto ai bianchi stessi per quanto riguarda la. Come? Si è ribaltata e vediamo che i maschi ispanici hanno perso addirittura quattro anni e mezzo di vita rispetto al confronto con i maschi dei paesi di, eh, che sono stati usati per il paragone. Questa è la situazione svedese che merita una considerazione particolare. Eh, in Svezia vi avevo già proiettato questa slide che mostra. Eh, la situazione per quanto riguarda la mortalità totale è sempre, non insisterò mai abbastanza, fondamentale guardare anche la mortalità totale, che è molto meno soggetta a aleatorietà di imputazione rispetto a quanto accade con la mortalità imputata a Covid-19. Vediamo che la Svezia nel 2020 rispetto al quinquennio precedente ha avuto un aumento dell'1,8% della mortalità totale. Tenete conto che in Italia l'Istat ha certificato un aumento del 15,6% della nostra mortalità totale nel 2020. In Svezia eh, come ricorda l'epidemiologo di Stato Andrés Tegnell, eh, addirittura ci sono stati meno morti nel 2020 rispetto al 2015, che come vedete ha avuto un eccesso del 4,5%. E eh, ora l'OMS eh, promuove il modello svedese con la promozione a un'altissima carica interna anche del mentore di Tegnell che lo ha preceduto come epidemiologo di Stato. Questa è la situazione di Stoccolma nel eh, mese di maggio, picco dei contagi. Eh, vedete che non ci sono all'aperto dei eh, soggetti che indossino la mascherina. Per la verità, le raccomandazioni del governo svedese non la prevedono neppure nelle classi e non la prevedono se non come raccomandazione sui mezzi di trasporto. Non la prevedono nei centri commerciali e nelle... Eh, e, e hanno fatto anche la raccomandazione di evitare degli assembramenti statici. Eh? L'assembramento dinamico non ha un rischio rilevante, ha un rischio irrilevante. L'assembramento statico ha una desta delle preoccupazioni e loro si sono limitati a dire che in quelle circostanze è bene che non si riuniscano più di 50 persone. In assembramento statico. Questa è la situazione delle scuole svedesi, dove c'è un ragazzino che si domanda cosa sia questa DAD, eh? e eh, questo è eh, Gisek, che è eh, il eh, prede predecessore di Tegnel, e è considerato padre della strategia svedese sull'immunità. di peggio. Vedete che i morti eh, a seguito di questa strategia, che ha sicuramente dato eh, un po' di morti in più rispetto alla Danimarca, alla Norvegia e alla Finlandia che hanno avuto il minimo di mortalità in Europa, però ha avuto eh, circa il 50% di morti in meno per milione di abitanti, l'accesso l'ho fatto due giorni fa, forse il 19, neanche il 18. Ecco. Eh, eh, circa il 50% di morti in meno rispetto all'Italia che invece ha penalizzato l'economia, ha eh, fatto lockdown, ha eh, fatto didattica a distanza, ha chiuso scuole e ha obbligato tutti a tenere le mascherine, mentre Giuseppe dice che non c'è nessuna base per fare a livello di popolazione la politica sulle mascherine diversa da quella che ha adottato la Svezia e che le cose che invece hanno basi per funzionare sono la distanza, questo senz'altro, la distanza fisica e eh, l'igiene delle mani. Questo è invece si apre il discorso sulla eh, carica virale vi avevo già proiettato questa interessante intervista allo palco, eh, che eh, ha dichiarato testuali, trascrizione delle sue parole, questi vaccini non prevengono se non in minimissima parte la circolazione del virus. Se io vaccinassi ad esempio i giovanotti che vanno a prendersi l'aperitivo sui Naviglia a Milano, perderei dosi di vaccino. Quindi io saluto molto volentieri, anche se non sono sicuro che non abbia eh, poi sostenuto altre politiche nei confronti dei giovani, ma saluto molto volentieri questa sua uscita così spontanea perché dice perché non li proteggerei dalla malattia grave perché i giovanotti non se ne fanno di malattie gravi e non proteggerei le loro famiglie perché loro vaccinati potrebbero comunque portare il virus in famiglia anche se vaccinati se continuano ad andare a prendere l'aperitivo sui navigli ricorderete tutti l'intervento clamoroso di Antoni Fossi che eh, dice che il livello di virus nel naso faringe di un vaccinato eh, infettato con la eh, variante delta è esattamente lo stesso del livello di virus di un non vaccinato infettato molto diversa dalle dichiarazioni del nostro premier eh, che ha parlato di garanzia se c'era la vaccinazione di trovarsi in compagnia di persone che non siano contagiose e c'è da domandarsi chi siano i consulenti eh, scientifici del nostro premier e che continua a tenersi, a quanto pare, nonostante le prove internazionali stiano montando in una direzione diversa. C'è stato qualcuno un po' incauto che eh, ha cercato di ridimensionare, travisandole, per cui Assis giustamente ha anche pubblicato la trascrizione integrale dell'intervento di Anthony Fossi, cercando di minimizzare e dire che lui non si riferiva ad altre cose. Ecco, questo è... Eh, giusto per mostrare eh, su alcuni eh, giornali, eh, che non sono ancora il Corriere o la Repubblica, ma che hanno un'attività, che è stato, eh, che eh, nei giorni scorsi anche in Inghilterra, quindi nel Regno Unito e non solo negli Stati Uniti, avanzano dei documenti che sostengono questo. Io ne ho rintracciato uno, non so se sia quello cui si riferiva la verità, ma dice, vi ho tratto degli stralci con il virus delta. Eh, sia eh, il vaccino Pfizer sia AstraZeneca offre con, continua ad offrire una buona protezione rispetto alle nuove infezioni vedremo tra poco se continuerà a offrirla anche quando avranno il follow up di Israele ma l'efficacia pratica si è ridotta a paragone dell'alfa dell della variante alfa tuttavia l'infezione delta dopo due dosi vaccinali e il periodo dei 14 giorni dopo la seconda dose ha esattamente gli stessi livelli di picco di virus di quello che accade nei non vaccinati. Eh, Pfizer, inoltre, questa è una novità importante. Ha un'efficacia pratica iniziale maggiore contro l'infezione da COVID, ma questa declina più rapidamente rispetto a due dosi di AstraZeneca. E a distanza di 4-5 mesi la protezione di questi due vaccini è sostanziale. La pratica è sostanzialmente simile. Cosa dicono i CDC? Allora, visto che la gente forse non si fidava di questa mia. Eh, presentazione della volta scorsa è eh, sulla epidemia del Massachusetts che intanto qui quando avevano eh, poi preso la parola superava quello che hanno pubblicato sul eh, bollettino però vi ho portato il bollettino eh? allora questo bollettino che tutti potete andarvi a rivedere dei CDC dice le epidemie di infezioni di SARS-CoV-2 eh, includono eh, eh, cioè in eh, large, eh, ampi eh, raduni pubblici, attenzione, erano raduni prevalentemente se non essenzialmente al chiuso, eh, nel Massachusetts in luglio del 2021, eh, allora eh, erano eh, epidemie che sono, si sono, hanno coinvolto soggetti che avevano ricevuto praticamente tutti i vaccini che sono utilizzati negli Stati Uniti, sia pure in diverse proporzioni. La eh, carica virale eh, testimoniata dai cicli di eh, soglia, i cicli di amplificazione nei pazienti completamente vaccinati era simile, mediana 22.77 cicli soglia, a quella di quelli di cui non c'era eh, vaccinazione. Per niente o eh, vaccinazione non completa o stato vaccinale ignoto, una mediana di 21,54 molto molto vicina alla precedente. Eh, eh, nei residenti del Massachusetts, il, la copertura tra i residenti con la doppia dose era del 69% però eh, dei casi che si sono verificati in questo outbreak, il 74% è, ha riguardato soggetti completamente vaccinati con due dosi, cioè la percentuale persino nell'epidemia del Massachusetts era maggiore rispetto alla copertura percentuale dei residenti. E eh, quando uno si mette attesta sull'ultima linea di difesa come direbbe il mio amico Alberto Contri con delle battute folgoranti eh, eh, che poi vi, vi, vi dirà eh, eh, e dice però non sono casi che portano in ospedale sono solo delle infezioni sintomatiche perché qui erano sintomatici ma eh, sono dei soggetti che poi evitano le conseguenze gravi. Allora Volete tacere e leggere prima di fare queste affermazioni? Allora, nella eh, fascia d'età eh, considerata, eh, vedete che ci sono stati nei soggetti del Massachusetts quattro eh, ricoveri tra soggetti completamente vaccinati e uno tra un soggetto non vaccinato, questo aveva comorbosità multiple. Dei quattro invece ricoverati completamente vaccinati, due, due avevano delle condizioni di rischio e due no. In California, eh, forti di quello che sta accadendo negli Stati Uniti, il Campidoglio della California ha preteso che eh, con una comunicazione del direttore amministrativo ci fosse due volte alla settimana il tampone per tutti a prescindere dallo stato di eh, vaccinazione, che peraltro lì eh, in quelle istituzioni pubbliche hanno quasi tutti. E eh, questo è molto interessante perché eh, un membro dello staff ha inoltre affermato che il 75% dei casi positivi di Covid nel personale dei membri del Campidoglio riguarda personale già vaccinato, quindi eh, si è eh, quasi in linea con la percentuale di vaccinazione eh, di, eh, di quella, del personale di quella struttura e eh, più alti rispetto alla percentuale di vaccinazione complessiva della popolazione americana. Ecco, eh, in Italia eh, ci sono delle eh, persistenti retoriche sul fatto che il vaccino evita l'infezione eh, e la trasmissione, ma stanno perdendo eh, credito eh, sulla base dei dati che via via si accumulano. Interessante che, eh, eh, forti anche dell'esame dei dati, eh, i, eh, chi va eh, in visita a Palazzo Chigi ha l'accesso alle conferenze stampa, per cui non basta il Green Pass, ma viene richiesto un tampone negativo nelle ultime 24 ore. Purtroppo ci sono da parte dei virologi continue eh, affermazioni che arrivano all'estremo di dire impedire ai non vaccinati di andare a lavorare, adesso si parla anche con Findustria, lo chiede, ma su che base si sta chiedendo questa cosa? Guardiamo i dati, non facciamo affermazioni sulla base di credenze che meritano la considerazione di chiacchiere da bara, andiamo a vedere i dati, se c'è un supporto scientifico che può sostenere questa richiesta di obbligare tutti a vaccinarsi eh. Eh, Pregliasco è addirittura è arrivato a eh, immaginare eh, pur avendo detto, mettendo le mani avanti che il film che si vede in Israele lo vedremo noi tra un po' non si esime dall'affermare che è giusto il lockdown per i non vaccinati e, e impedirgli persino di andare a lavorare e Bassetti eh, rincarla la dose non solo con la sospensione de, di chi eh, non eh, accetta questa vaccinazione che viene etichettato ingiuriosamente e mettendo tutti in un fascio come un Novax, e eh, parla anche lui di lockdown per chi rifiuta di vaccinarsi. I vaccinati sarebbero la variante più letale. Eh? Ma cosa c'è di vero? O almeno che supporto scientifico c'è dietro a queste affermazioni? Bisogna discuterne urgentemente a livello scientifico e istituzionale. Vi rifaccio vedere perché ci sono dei partecipanti nuovi che mi hanno annunciato la loro presenza. Faccio vedere molto rapidamente delle slide che vi ho già mostrato sul fatto dei vaccini imperfetti che hanno il supporto di sperimentazioni effettuate da Reed e eh, da altri suoi colleghi. Collaboratori nel 2015 che hanno mostrato che sperimentalmente infettando alle, eh, polli di allevamento con il virus oncogeno di Marek si riusciva con degli altri. Eh, eh, polli sentinella non vaccinati messi all'interno di una comunità di vaccinati, a mostrare che questi non vaccinati rispetto a degli allevamenti dove non si vaccinava si ammalavano più gravemente e morivano prima perché i vaccinati emettevano dei virus più virulenti e più aggressivi e più letali. Questo esperimento in grande è stato potuto effettuare sugli allevamenti e vorrei evitare che qualche buon buontempone eh, che parla di evidence dicesse ma sono galline. Primo perché non si poteva fare questo esperimento ovviamente sugli esseri umani, tutt'al più, come dice Garattini, si sarebbe potuto, avendoci la lungimiranza, fare su mammiferi, sui furetti. Eh? Ma... Soprattutto perché l'Evidence Based Medicine prevede che si prenda il meglio delle prove disponibili. Allora, queste, questo è il meglio delle prove sperimentali che sono disponibili per mostrare che la teoria dei vaccini imperfetti ha supporto scientifico. Tirino fuori coloro che parlano dell'ovvio che eh, c'è eh, tra chi non si vaccina il virus circola come in un crogiuolo. Che adesso vedremo quanto sia futile e fuori luogo questa affermazione ma qui mi limito a dire tirino fuori delle prove di entità pari o di entità eh, superiore a quelle di Reed eh, sui polli che le cose vadano diversamente rispetto eh, a quello che lui ha osservato quando si fa una vaccinazione universale eh? E eh, lui parla delle due, due, anzi tre per la verità, forze selettive che colludono per aumentare la selezione di virus più virulenti tra i eh, vaccinati che li emettono fino a che eh, non vengono isolati per malattia o stanno vivi. Noi, per fortuna, non dobbiamo lasciar morire vecchi e fragili per far finire la pandemia, ma avremmo. Dico avremmo perché eh, ce l'avevamo, la, eh, però ehm, non ha, non, il nostro governo non ha preso questa strada. Eh, anche come strategia vaccinale avevamo delle proposte migliori che nel momento in cui eh, i eh, eh, vecchi e i fragili... Eh, o soggetti ad altissimo rischio per ragioni professionali fossero stati messi in sicurezza con la vaccinazione, si risparmiassero gli altri, cioè si evitasse la vaccinazione universale. Ma non solo per il motivo che vi mostro eh, che al di sotto dei 49 anni nel 2020 sono morti di meno in Italia rispetto al 2020. Al 2015-2019, e la stessa tendenza ancora più forte si vede nei primi mesi di cui l'Istat ci ha gratificato dei dati nel 2021, 8,5% in meno in tutto il 2020. Addirittura dal 10,8% al 17% in meno nei primi mesi del 2021. I soggetti al di sotto dei 50 anni che ci si affanna. Ah, peggio ancora le società di pediatria che parlano di ragazzi fino da 0 a 18 anni eh, che si affannano a voler proteggere mentre non avevano proprio bisogno in base ai dati di questo accanimento nella protezione. Ma il motivo per cui il motivo per cui non è opportuno vaccinare al di sotto di certe soglie che avrei tenuto più alte ma ormai siamo. Ai dodicenni che si vogliono vaccinare, il motivo è a livello di comunità per evitare quello che Kennedy e Reed ancora dicono nel 2021: cioè che ci sono delle caratteristiche chiave perché un vaccino abbia eh, una durevolezza e non sia, non vada incontro a resistenze. E queste caratteristiche chiave, poi le vedete nelle slide che sono depositate. Le ho già proiettate in altre occasioni, sia di avere una protezione ridondante e robusta, che i vaccini anti-spike difettano, di cui difettano, che eh, ci sia la capacità di interrompere la trasmissione, oltre che di bloccare la crescita nell'ospite. Anche questo requisito è scarso nei vaccini anti-COVID, e quindi, in base alla teoria di Reed e di eh, Kennedy e Gendon, aumenta il rischio di. Selezionare varianti più diffusive e più aggressive. Questo è niente meno che Malone, che è inventore dei vaccini a RNA messaggero, è considerato esperto mondiale in tecnologie dell'RNA messaggero e ha fatto una uscita pubblica poderosa insieme a Navarro, che è niente di meno, quel eh, sovversivo che è eh... Era un uomo eh, dell'amministrazione precedente e, su incarico di Trump, ha avviato l'operazione War Speed, la velocità di curvatura più veloce della luce, per approvare i vaccini. Ha garantito la disponibilità dei vaccini negli Stati Uniti. Ma entrambi sono concordi nel dire che ci sono quattro presupposti errati: uno, che la vaccinazione di massa possa ottenere l'immunità di gregge. Non mi soffermo, ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Eh, le argomentazioni le fornisce Malone Navarro le abbiamo fornite in dettaglio anche noi in precedenti interventi. L'errore che possano eliminare l'infezione, mentre sono vaccini imperfetti, come abbiamo appena detto, riducono meno la trasmissione dell'infezione di quanto non consentano di contrastare all'interno la malattia che siano sicuri invece eh, loro dicono hanno rischi rari, rari ma gravi io dico che non sono neanche così rari ahimè eh, e eh, il fallimento più allarmante secondo questi due giganti eh, della, della sanità americana è la durata offrono protezione sostanzialmente per soli sei mesi come mostrano le prove da israele confermate in sostanza eh, ne proietterò la prossima volta perché non ho fatto in tempo a preparare le slide, dallo stesso follow-up di Pfizer. Più sono le persone vaccinate, dice Malone, maggiore è probabilmente il numero di mutazioni resistenti e meno durevoli saranno i vaccini. Così si dovranno sviluppare vaccini sempre più potenti e gli individui saranno esposti a rischi sempre maggiori. Una strategia di gran lunga preferibile è vaccinare solo i più vulnerabili, ciò limiterà la quantità di mutazioni resistenti. Ripeto, limiterà la quantità di mutazioni resistenti rispetto a una strategia di vaccinazione universale e rallenterà, se non inter interromperà, l'attuale corsa agli armamenti vaccinale. Allora, se lo dicono Malone e Navarro, mi sento tranquillo che lo possiamo dire anche noi e dobbiamo discutere di queste cose in contesti scientifici e istituzionali urgentemente prima che si compia un errore ulteriore aggiunto agli altri, vaccinando anche i più piccoli. Anche Montaigne, eh, Montaigne parla di protezione focalizzata e eh, quindi altri... Eh, e poi è quanto sta facendo al momento gran parte del mondo. Eh, e quanto raccomanda anche l'OMS, sia pure in maniera molto ambigua, perché l'OMS non pensa alla strategia della protezione focalizzata, ma pensa alla priorità da dare ai paesi eh, che sono sotto la sua giurisdizione che non hanno ancora fatto le due dosi fondamentali. Quindi dice: non fate ora la terza dose, date prima ai paesi che ne hanno bisogno. Quindi protezione posizione molto più ambigua di quello che o per necessità o per consapevolezza sta facendo di fatto gran parte del mondo e quindi quando Burioni dice eh, dobbiamo eh, risolvere questa emergenza sanitaria con eh, un appello alla generosità io condivido anche se il mio punto di vista e la prodo è ben diverso dal suo condivido che ci sia chi sceglie di vaccinarsi pur consapevole di non avere da guadagnare per sé, convinto che sia un atto di responsabilità verso il prossimo, come ci dice adesso anche Mattarella, come non, ci stanca, non si stancano di dire i nostri ministri, come pure quel santuomo di Papa Bergoglio è, è uscito a dire e bisognerebbe anche a loro consigliare di sentire anche le altre campane e di vedere anche altre prove scientifiche. Ci sono... Altri che lo scelgono per paura della malattia o perché non reggono la pressione sociale e le sanzioni o non sopportano la, la paura di essere emarginati dal branco dei propri pari. Io cerco di mantenere il rispetto per tutti che fanno queste scelte. C'è anche chi non si vaccina per egoismo, non c'è dubbio, chi non vuole rischi, chi eh, per opportunismo conta sull'immunità di gregge che venga garantita da altri non vuole rischiare lui. Ma c'è anche chi con consapevolezza e spero che siano crescenti le persone che adottano questa, questo comportamento per scelta, non si vaccina pensando all'interesse della comunità convinto dalle prove che conosce che la vaccinazione dovrebbe restare per anziani fragili, soggetti a rischio che quella universale sia già andata troppo oltre, che è disposto per generosità ad affrontare una infezione, vedremo anche che ci sono modi Verosimilmente sia prima sia durante eh, l'infezione per ridurre il rischio di avere un'evoluzione grave. Lo vedremo in chiusura oggi, però sopporta attacchi e sanzioni e cerca, sia pure pronto a ricredersi di fronte a prove migliori, di regolarsi per il bene comune. Queste le abbiamo già mostrate, ma degli esperti inglesi del calibro di Robert Dingwall dicono sono protetti meglio dall'immunità generata dall'infezione. Robert Dingwall è, è l'esperto che in questo momento sta informando le politiche britanniche, che dice non vacciniamo i, eh, gli adolescenti e i bambini di 12-15 anni perché eh, la mortalità e il loro rischio è minimo e aggiunge la pandemia finisce quando si raggiunge l'immunità di gregge con la vaccinazione o con l'infezione naturale. La scelta per i governi e i popoli è come arrivare all'immunità di gregge, ma una certa mescolanza, dice lui, cooperazione, dico io, è inevitabile. L'importante è che. Per quanto possibile l'infezione circoli solo tra gruppi a basso rischio come giovani adulti. Lo ripete Levin. Qui ho voluto riproiettare, ma sottolineare una cosa profetica che aveva già detto nei suoi lavori. L'immunità eh, che blocca l'infezione svanisce rapidamente. È più duratura l'immunità che riduce la malattia, speriamo almeno. Eh, speriamo, eh, una volta che è raggiunta la fase endemica, diventerà come un raffreddore questo coronavirus. Ciò non significa, ripeto, che giovani, che bambini e giovani adulti sani debbano rinunciare a qualsiasi precauzione, perché è importante ridurre i noculi troppo alti. Ma vedere proiettate delle immagini eh, in cui ci sono giovani all'aperto che. Ballano a distanza di eh, più di un metro l'uno dall'altro e all'aperto, e gridare, urlare allo scandalo, invocare l'esercito, ecco, per qualcos'altro sì, ma per, perché loro metterebbero a repentaglio la comunità. Ma stanno avendo delle occasioni per sviluppare in un'età in cui... Pagheranno un prezzo minimo una infezione che dà una immunità duratura. L'importante a scuola è rientrarci mantenendo una buona reazione dei locali chiusi, avendo i misuratori di CO2 che consigliano di sviluppare, ricambi dare, e aprire le finestre di nuovo facendo corrente quando si accumula tanta anidride carbonica, quindi verosimilmente anche aerosol. Emesso da maestri senza microfono e diamoglielo questo microfono ai docenti e magari qualche gelato in più per. E microfono a gelato per i bambini che vengono interrogati con un disinfettante per ripulirli mantenere una ragionevole igiene delle dita delle mani perché uno non mette il dorso della mano o il polso nell'occhio quando si cambia la lente a contatto ma mette la punta delle dita e un uso meglio non prolungato delle mascherine nelle situazioni di maggior rischio e arriviamo all'analisi non, eh, scon senza sconti del eh, eh, trial sugli adolescenti di Moderna. Allora, eh, anzitutto la eh, raccomandazione di Tom Jefferson, noi la applichiamo, si guardano prima i, eh, la natura dello sponsor, che è un sponsor commerciale, e, eh, i, eh, eh, e i, i ricercatori. Allora, il primo non sembra, non dichiara perlomeno dei... Eh, cascifali eh, delle relazioni finanziarie con lo sponsor. L'ultimo, che è l'altro più importante dei due, eh, sì, eh, è un impiegato di Moderna, ha un ruolo importante. Gli altri li passiamo tutti, ho messo il rosso, quando erano impiegati di Moderna avevano delle azioni di Moderna o delle stock option di Moderna. Eh. Eh, questo eh, non ha eh, interessi da eh, svelare, at this time, eh, perché dato che avevano visto anche nel New England che dopo eh, c'era la prassi di offrire i premi dopo per non fare eh, scoprire troppo le carte prima a quelli che avevano conflitti di interesse, quindi guardare anche. L'anno dopo sarebbe, gli anni successivi sarebbe una buona prassi o perlomeno, come hanno introdotto adesso, la eh, cautela di dire per il momento, eh, ad oggi non ho conflitti di interesse da rivelare. Invece, Deng ne ha tanti eh, e, 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 come vedete, addirittura è autore delle analisi statistiche. E della supervisione dei, eh, de, delle derivazioni dei dataset, dell'analisi statistica, del reporting. Questa è una funzione che dovrebbe sempre essere garantita da figure indipendenti, ma non è così. La DOLE, pure, eh, Girard, altri. Liva altri conflitti, eh, Miller pure, eh, Hillebrand pure, Pajon pure, Zu pure. Eh, allora andiamo a vedere dopo che ci siamo. Resi conto del peso dei conflitti di interesse, andiamo a vedere dentro questo trial. È pubblicato l'11 agosto, quindi solo da quel momento la comunità scientifica, di cui io mi onoro di far parte, avrebbe potuto valutarlo criticamente. Peccato che fosse già stato approvato prima che ci fosse stato un dibattito in proposito, ma facciamolo ora il dibattito. Eh. I dati sono stati forniti, dichiarati dal produttore, che è lo sponsor. La credibilità dei risultati favorevoli è molto bassa, come avevamo già visto, documentandolo con delle analisi metaepidemiologiche pubblicate dai migliori meta-analisti esistenti, eh, e eh, è molto bassa quando ci sono queste quattro condizioni, macro lo sponsor è commerciale peggio se non sponsor ci sono relazioni finanziarie con lo sponsor dei ricercatori principali vedete un po' voi ecco forse il primo autore non le ha dichiarate ma eh, l'ultimo sì e degli altri 13 10 come avete visto dichiarano relazioni importanti quando è interrotto prima del termine pianificato e non c'è dubbio che questa condizione si presenti per il trial di Moderna, di Pfizer, eccetera, e quando il doppio cieco è molto difficile da mantenere, come ha osservato Doshi per la pesante sproporzione di reazioni avverse tra il vaccino e l'iniezione salina di controllo. Ad ogni buon conto lo sponsor Moderna dichiara con tutta tranquillità, Vetraia eh, sponsor Moderna era responsabile per il disegno complessivo del trial, la selezione dei siti dove applicare, eh, il eh, responsabile del monitoraggio, dell'analisi dei dati, eh, e, e, i eh, ricercatori che abbiamo visto da chi dipendono finanziariamente, responsabili per eh, la raccolta dei dati e eh, il draft è stato eh, scritto eh, assisted eh, poesia come quella di Giacomo Leopardi eh, writers funded by Moderna assisted in drafting the manuscript sono i ghost writers che hanno scritto quello che noi ora leggiamo allora è come dire oste allora, è buono il tuo vino è ottimo il mio vino e eh? eh, ha studiato per una durata di giorni che a guardare bene è di 40 giorni di follow-up i risultati su 2.500 adolescenti che ricevono le due dosi di Moderna e 1.243 che ricevono l'iniezione salina chiamata placebo. Quando ci vediamo di persona vi faccio così, per placebo, una puntura nel deltoide. Non vi dico però... Se vi sto iniettando eh, una iniezione salina o un vaccino, vi lascio pensare, eh, così potete avere anche l'effetto nocebo, ma è un placebo, eh, su via. L'obiettivo primario è la sicurezza, è, è grossa questa, vedremo tra poco perché. È uno degli obiettivi secondari è l'efficacia teorica. Nelle conclusioni gli autori concludono acceptable safety, safety profile negli adolescenti accettabile e a quanto pare la SIP si è fermata qua perché non è andata a leggere il, eh, eh, il trial che cosa dice realmente allora cominciamo le reazioni avverse con sorveglianza attiva come si fa nei trial e non si fa in Italia si avvicinano al 95% per le reazioni locali e superano l'86% per le reazioni sistemiche come sono tutte lievi ma no No, eh, se guardate eh, quello che pubblicano, per l'insieme delle reazioni eh, sistemiche sono di più le moderate delle lievi. Eh. Le gravi, severe, di grado 3 inabilitanti, non viene specificato eh, per gradi quanto durano, ma in generale si dice che le reazioni, generally, in, gen in generale, eh, sono durate circa 4 giorni ma in una parte dei casi evidentemente di più perché nell'appendice, perché vanno lette anche le appendici, riporta i casi in cui sono persistite oltre i sette giorni. Ci sono state anche tre reazioni molto gravi, grade 4, eh, che eh, hanno richiesto l'accesso ospedaliero al Dipartimento d'Urgenza Emergenza o in ricovero. Sono poche, tre, ma sono l'1,2 per mille. Eh, e se noi facciamo le proiezioni sui 3 milioni e 400 mila ragazzi italiani dai 12 ai 17 anni cui ci si accinge a iniettare anche questo vaccino, si tratterebbe, se tutti ricevessero Moderna, di mandare in ospedale 4100 dei nostri ragazzi, oltre a quelli che avrebbero reazioni inabilitanti gravi di grado 3, che sono molti di più, sarebbero 232 mila alla prima iniezione e 304 mila alla seconda iniezione. Di questi, quelli con affaticamento grave, severe, sarebbero soltanto 51.200 dopo la prima edizione, ma 260.000 dopo la seconda. Sarebbe utile andare a sottoporre anche questi che hanno questa fatica così pesante da accertamenti, magari una troponina, un'ecografia cardiaca, per capire quanti di questi possano nascondere qualche forma di miocardite o pericardite, come ha mostrato il benemerito caso del farmacista di Bari, che ha voluto vederci chiaro sulla fatica grave di suo figlio adolescente, gli ha fatto una troponina e poi ha confermato anche con gli ulteriori accertamenti che aveva una miocardite perché era stanco. Allora facciamo dei conti. Eh, nel trial Moderna ci sarebbe il beneficio di quattro casi di eh, Covid sintomatica in meno nel gruppo placebo, diciamo pure otto, visto che quelli del gruppo placebo erano la metà di quelli del gruppo di controllo. Eh. Però hanno avuto. Eh, solo quelli del gruppo placebo, eh, quindi eh, ho, ho già eh, fatto un'indebita un concessione: hanno avuto 4.000, quasi 5.000 reazioni avverse locali, di cui 390 gravi, tutte, le locali sono tutte e sempre da attribuire al vaccino. Perché il, il placebo dovrebbe essere non fare nulla o avere almeno un, un terzo gruppo in cui non si fa nulla e su un deltoide su cui non si fa nulla non compare dolore, rossore, infiammazione o altro. Eh? E, eh, le sistemiche, queste in parte attribuibili al vaccino, in parte a, a episodi intercorrenti, sono 386 le gravi. Le molto gravi tutte e solo da vaccino perché ci sono state solo nel gruppo vaccino, sono state tre. Eh, quindi è un affarone per questi ragazzi, qui si è anche preclusa un'infezione naturale con conseguenze quasi invariabilmente lievi e il lascito di un'immunità più robusta e duratura di quella vaccinale e con ricadute positive anche sulla circolazione del virus in comunità. Veramente un doppio affarone, quindi su 1243 ragazzi 4 casi sintomatici di Covid in meno e queste invece sono le reazioni gravi più i ricoveri. Eh, le ospedalizzazioni perlomeno allora Magrini dice eh, a settembre eh, avremo il 70% immunizzati quindi in pratica avremo raggiunto l'obiettivo del piano eh. poi è probabile che faremo un richiamo ogni anno cioè si portano avanti sileri ha detto ma magari iniziamo a ottobre a farlo agli anziani e così eh, allora si dice in dubbis abstine, eh? ma dopo quanto si è visto sul trial di Moderna, che forse ha il merito, a parte quello che dice negli abstract, rispetto al trial di Pfizer, ha il merito di dire più le cose come stanno, perché poi quando si è fatta la sorveglianza attiva in V-safe dei CDC, come abbiamo visto in precedenti incontri, non è che ci sia tanta differenza, tra le reazioni di Moderna un po' di più, ma non tanto di più di quelle di Pfizer, che invece d'altra figura un, un bel po' meglio. Eh. Allora, piuttosto bisognerebbe chiedere di fermarsi dopo aver visto questo. Io magari proporrò un documento che sarebbe una gran bella cosa che eh, i eh, 600 medici che partecipano, che si sono iscritti a questo, eh, questi incontri, sottoscrivessero per chiedere di fare una moratoria rispetto alla vaccinazione degli adolescenti con questo tipo di farmaco. Eh? Allora, eh, per eh, eh, l'aggiornamento nazionale che ci dà l'Istituto eh, 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 Superiore di Sanità mostra quali sono le percentuali di... Eh, eh, le percentuali di eh, 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 di soggetti con delle eh, reazioni nella età da 0 a 19 anni, asintomatici, eh, infetti asintomatici, paucisintomatici o lievi. Eh. Gli asintomatici in realtà sono ovviamente molti di più perché non si fanno gli screening, ma si... Fanno il contact tracing per quelli che sono contatti di, eh, di soggetti e infetti, e quindi si pensa che gli asintomatici veri nella fascia 0-19 siano molto di più del 50% che qui accade. I bambini italiani di età 0-19 sono 12 milioni e 800 mila. Ad agosto eh, sono passati un anno e mezzo di pandemia, abbiamo avuto, ci annuncia l'Istituto Superiore di Sanità, 31 morti. E quindi facendo le proporzioni su base annua sono circa 20 morti all'anno, cioè circa un morto all'anno da covid su ogni 640.000 bambini e ragazzi di 6, 0, 19 anni. Se poi vogliamo fare una cosa che è meno corretta, perché eh, quelli che muoiono eh, da covid eh, non si sa se muoiono da covid con covid, se andiamo a vedere... Eh, erano tutti malati eh, o quasi tutti malati, eh, ci dice eh, l'Istituto Superiore di Sanità. Andiamo a vedere anche solo il confronto tra i deceduti annui in questa fascia d'età. Con eh, i eh, morti da Covid, ecco, i deceduti annui sono 125 volte di più dei morti annui da Covid. Direi che si può stare ragionevolmente tranquilli nonostante gli allarmi della SIP. Eh, andatevi a rivedere, non ve la sto a far lunga, queste slide che parlano del discorso dell'assurdità di pensare che i bambini siano un serbatoio, sia perché la durata dell'infezione è di. Una settimana mediamente nei bambini e quindi la possibilità di trasmettere minore negli asintomatici è limitata perché in un anno di settimane, pensate un po', ce ne sono 52 e dopo la settimana in cui uno avesse contratto l'infezione diventa immune, immune. Quindi uno dice: c'è... Anche nei vaccinati ci hanno fatto vedere gli inglesi che l'incidenza giornaliera dei casi aumenta dopo la vaccinazione circa l'ottavo giorno, e qualcuno dice, ma poi scende: ma anche in quelli che hanno fatto l'infezione naturale dopo la settimana di infettività scende. Questa è Claire Craig, vi andate a rivedere i suoi argomenti, li ho già proiettati e non ve li sto a ridire. Una serie di prove nel suo testo eh, sul British, molte di più di quelle che ho riportato, che fanno riferimento alla eh, supportano l'ipotesi che il vaccinato sia nella fase successiva, immediatamente successiva, per motivi da accertare, più soggetto all'infezione. Eh, un bambino eh, ha un'immunità duratura dopo sintomi lievi. Abbiamo parlato di una settimana di infettività all'anno. Nelle altre 51 è diventato immune, altro che serbatoio di virus. I dati disponibili sulla protezione naturale sono stati, in, li abbiamo messi già nei vari numeri. Eh, di aggiornamento del, dello speciale, eh, no grazie, ma se ne sono accumulati molti e molti altri, li dovremo aggiornare. Eh, eh, questo è uno studio importante che mostra che i bambini hanno una risposta sierologicamente ottima, addirittura migliore a quella degli adulti, anche a distanza di 12 mesi dopo l'infezione. Quindi eh, il fatto di lasciargliela fare non è assolutamente una Eresia è una cosa che in gran parte del mondo si considera. In Inghilterra viene dichiarato espressamente e Malone negli Stati Uniti e Navarro la richiedono a livello di popolazione. Quindi la possiamo ben dire anche noi: lasciate rientrare a scuola questi bambini. Se proprio volete mettergli la mascherina al banco, almeno lasciateli scoperto il naso che butta fuori una quantità minima di aerosol e se gli entra un po', che si infetta con una piccola dose. Ma io dico buon per lui, buon per lui adesso che i nonni sono stati vaccinati e tutt'al più se viene dimostrato sintomatico gli si raccomanderà nei sette, nove giorni successivi di non andare a abbracciare il nonno e la nonnina. Questo potrebbe essere una strategia intelligente per il bambino seduto al banco. Si è dimostrato che l'attività neutralizzante e il numero di cellule della memoria rimane relativamente stabile tra 6 e 12 mesi dopo l'infezione. Si è dimostrato che in questo studio interessantissimo nessuno di 1.360 eh, sanitari che si erano infettati a distanza di 10 mesi, ma lo studio prosegue, ha sviluppato una reinfezione, cosa che invece chi non era... Eh, vaccinato e non si era infettato, ha sviluppato nello stesso lasso di tempo, persino sette vaccinati si sono nel frattempo. Re-infettati, e nessuno dei 1360 che non aveva, che aveva sviluppato l'infezione naturale quindi stiamo tranquilli non crediamo alle, eh, al racconto, alla narrazione del fatto che eh, l'iniezione dà un'immunità più robusta ma semplicemente misurata con un esito surrogato che sono i livelli di IgG che si rilevano ma quello che conta è il dato epidemiologico È questo questo è quello che succede come efficacia pratica. Quindi è un abuso delle conoscenze scientifiche che si voglia imporre una rivaccinazione a sei mesi a quelli che sono guariti. Sulla base delle attuali conoscenze è un abuso. E peggio ancora l'affronto che invece ai vaccinati si dia un Green Pass più lungo, totalmente in contrasto con le nostre conoscenze. <coughs> Sull'intera popolazione di Israele, avevamo già visto la volta scorsa, ma ripetita Juvent, che a tre mesi l'immunità contro l'infezione naturale è addirittura migliore, significativamente, anche se di poco, rispetto a quella conferita dal vaccino Pfizer nei mesi del suo massimo splendore. Poi, quando si va a guardare non l'infezione ma la malattia severa, si mantiene questo gap sempre a tre mesi, a vantaggio dell'infezione naturale. Per la morte è protettivo Pfizer a tre mesi e tanto, ma ancora di più non si può fare la, il calcolo di efficacia su tutta la popolazione non vaccinata di Israele, perché uno solo è morto di questi, capito? Cioè quindi il, eh, tra gli infettati non, e non vaccinati. Quindi non, cioè, praticamente il 100% di protezione hanno avuto. E quindi lasciate stare i giovani. C'è stato per finire sulle terapie domiciliari, c'era stato il 14%, l'1 di aprile, una conferenza stampa in Senato organizzata dalla Lega con un tavolo tecnico, eh, cui chiamati vari esperti per competenze, io ne ho fatto parte, Bellavite anche, eh, che aveva elaborato un documento insieme e eh, correggendo anche delle proposte che erano formulate dai gruppi di cure domiciliari. Il 5 agosto si è svolta un'ulteriore conferenza stampa organizzata dai gruppi di Forza Italia e della Lega. E qui vedete eh, la eh, senatrice stabile di Forza Italia che è, è l'organizzatrice. Eh, qui c'è eh, Romeo che sta eh, facendo l'intervento. Qui c'è il senatore Bagnai qui ci sono io, eh, che ho fatto la relazione tecnica. Eh, in quell'occasione ho parlato di ivermectina, di iodopovidone e di endometacina. Non ve ne riparlo ora, se non per le, alcune novità sull'ivermectina. Perché? Perché ve le andate a vedere nel sito della registrazione della conferenza stampa. Ci sono pure le mie slide e quindi basatevi su quello. Su ivermectina vi mostro gli aggiornamenti, sono stati pubblicati eh, degli altri trial, c'è una leggera flessione dei dati per quanto riguarda questo, è il sito dove potete guardare in tempo reale, guardate qua, versione 110, 16 agosto, ma se l'andavo a cercare oggi, eh, c'era quella del 21, ecco eh, il... Eh, C'è stata una leggera flessione eh, di quello che si ottiene in benefici nei diversi trial randomizzati e per quanto riguarda i risultati sulla mortalità, una eh, flessione che mantiene eh, eh, un risultato buono, eh, però eh, non. Eh, non all'altezza di quello che eh, era stato probabilmente eh, immaginato eh, in un primo tempo, anche perché eh, un trial molto grande con dei risultati estremamente favorevoli aveva degli errori gravi al suo interno ed è stato ritirato, cosa che ha fatto il giorno stesso anche questo lavoro di revisione sistematica. Questi sono l'insieme dei trial che mostra su diversi esiti dei miglioramenti. Con comunque importanti, questa è la meta analisi sui risultati di mortalità. Faccio notare come già altre volte che c'è anche quella dell'OMS, il beneficio di tutte queste meta è eh, molto elevato. Paradossalmente, quello che rileva minor beneficio è proprio questo, eh, questo eh, questo sito, proprio perché si aggiorna in tempo reale e il beneficio è sceso al 58%, sia pure con una, eh, pure con una significatività evidente. Eh, I risultati sono statisticamente significativi, poi sono state pubblicate recentissimamente due meta-analisi con risultati non significativi e che concludono che ivermectina è inutile. Eh, ci vorrebbe un po' più di prudenza eh, quella di Roman, a parte il fatto che contiene gravi errori e ne è già stato chiesto formalmente il ritiro, però trova, come vedete, un beneficio che è assolutamente in linea con le altre metanalisi sopra illustrate, solo che considera pochi studi anziché tutti quelli disponibili e quindi non ha potenza sufficiente per arrivare alla significatività statistica. E poi c'è la Cochrane, che mostra di nuovo un beneficio sia in mortalità, sia tra i ricoverati, sia tra gli ambulatoriali. Però considerando pochissimi studi e pochissimi pazienti, di nuovo non arriva alla significatività statistica e si permette però di dire che non sanno se i vermettina riduca o aumenti la mortalità, con questi risultati e con quello delle precedenti metanalisi che loro evidentemente disdegnano. Però allora vale la pena di dire due paroline anche sulla Cochrane, fermo restando che eh, questi nomi qua, eh, Cranke e Maybaum, hanno conflitti di interesse, crea anche eh, di non recenti con, ma importanti con Glaxo e Mabon di eh, recentissimi del 2020 con Pfizer. Ovviamente uno non si aspetta che eh, questi dichiarino dei conflitti sui vermectina dicendo non ho nessuno che mi ha pagato per parlare bene di vermectina, ma non è impossibile che altri siano grati a chi parla male di vermectina. Lasciamo perdere perché sono illazioni, ma mi spiace che non ritengano di dichiarare che hanno avuto, almeno uno di loro, dei eh, recenti relazioni finanziarie con un produttore di vaccino che può avere molto interesse a questo. Segnalo che sulla Cochrane la rete Sostenibilità e Salute ha preso una dura posizione sulla gravissima crisi che nel 2019 ha visto l'espulsione di Peter Goetze. Con un colpo di, una congiura di palazzo in cui non lasciando che lui entrasse e prendesse parte alla votazione, sei membri con voti a favore e cinque contrari e un astenuto eh, hanno votato per la sua espulsione per cattivo comportamento. Il cattivo comportamento non meglio precisato, poi se volete andare a vedere il comunicato della rete è molto più esplicito e più dettagliato. Ecco, eh, diciamo che da quando Mark Wilson è diventato CEO della Cochrane e ha impresso un'impronta molto più commerciale, Goethe aveva accentuato l'opposizione denunciando eh, maggiore connivenza con gli interessi economici che ruotano intorno alla sanità. E eh, ha detto quando è stato espulso che non è un problema personale il suo, ma coinvolge la capacità di produrre prove mediche credibili e affidabili. E eh, noi avevamo chiesto come rete che venisse riammesso, appena il fatto che eh, perdeva da questa operazione credibilità la Cochrane. Vi segnalo che eh, questi sono farmaci che sono ammessi approvati per l'uso, per la Covid, Budesonide nel Regno Unito, Remdesivir negli USA, eh, questi due anticorpi monoclonali, sulla scorta sono stati approvati di un unico trial, eh, di un unico studio randomizzato e controllato, eh, Ivermectina 63 studi di cui 31 randomizzati e controllati, molti più pazienti trattati eh, e però non, eh, non c'è ancora un pronunciamento. Vogliamo andare a vedere su Budesonide. Su Budesonide è stato pubblicato adesso eh, il eh, trial importante sicuramente. Principal, che cosa ha trovato? Ha trovato che eh, c'è eh, una riduzione eh, del, di due giorni, eh, quasi tre giorni, di, eh, eh, di sintomi dichiarati dai partecipanti, mentre non è riuscito a trovare una significativa riduzione, pur avendo un trend. Eh, che va nel 25% nella direzione desiderata. Rispetto a ricoveri e mortalità. Questo trial ci consente di fare delle affermazioni sull'uso dei cortisonici. C'è un modo un po' primitivo di eh, considerare l'uso dei cortisonici o degli antinfiammatori che è di dire non si muore di virus ma di infiammazione dunque bisogna dar subito potenti antinfiammatori non c'è tempo da perdere faccio presente che Budenzonide ha già una situazione molto migliore rispetto a cortisonici per via sistemica perché è inalato e quindi ha un assorbimento molto minore e agisce soprattutto a livello polmonare. Quindi è sicuramente un'alternativa più interessante per le fasi anche precoci. E, eh, chi ragiona eh, in modo un po' eh, grezzo dice: beh, eh, vedete che negli anziani ha fatto del bene significativo. Eh, per quelli che avevano durato della malattia superiore ai sette giorni, pure, eh, per quelli che avevano sintomi gravi, pure. Ma è qui che sta il punto. Eh. eh cioè, se noi andiamo a vedere quello che ha fatto invece in chi era giovane, addirittura giovane, inferiore da 65 anni in giù, eh, eh, tendenzialmente non ha fatto per niente bene, Ecco, non ha, ha avuto risultati significativi neanche per chi aveva una malattia che durava fino a 7 giorni, e eh, non ha avuto risultati significativi neanche per chi aveva dei sintomi più lievi. Quindi il cortisonico, eh, uno dice, beh, almeno non gli, ha, non gli avrà fatto niente. No, non è che ne ha fatto niente. Consideriamo la letteratura scientifica anche a prescindere da Principle e vediamo che anche una. Piccolo ciclo di cortisonici aumenta il rischio di sanguinamenti gastrointestinali, il rischio di setticemie, il rischio di scompenso e, e quant'era durato in media questo ciclo? Di media mediano a tre giorni. Quindi attenzione a usare con disinvoltura dei farmaci senza che ci siano le precondizioni. Eh, tutto sommato, l'AIFA adesso è ancorata al discorso del. Il discorso della ipossia, del, del fatto che ci deve essere una insufficienza, cioè una dispnea e un, un segnale di desaturazione eh, con una teoria non grezza, eh, almeno, anche se è un po' schematica, eh, Shankara Accetti in Sudafrica dice: eh, La terapia dell'ottavo giorno per la Covid, lui glieli dà i cortisonici, ma glieli dà, magari ne parleremo meglio la prossima volta, non ha avuto tempo, glieli dà. Per quelli che non hanno miglioramenti in ottava giornata eh? e gli dà pure l'antistaminico perché eh, spiega, eh, poi ne parleremo magari la prossima volta, una sua teoria che è poi è stata verificata nella sua casistica sull'utilità dell'azione antistaminica. Ma prima non glieli dà, non dà gli antinfiammatori dal primo giorno, non c'è tempo da perdere perché l'infiammazione è difensiva. Ultimi cenni, fluvoxamina forse una new entry in un trial di lenzi aveva mostrato piccolo trial aveva mostrato dei risultati interessanti rispetto al gruppo placebo e con anche meno eventi avversi gravi e Paul sachs che è niente di meno che l'infettivologo del new england che scrive per il Journal Watch si chiede se sia il primo efficace, economico e ampiamente disponibile farmaco per la Covid. E cita anche il Trial Together, dove io ho molto da ridire su come hanno censurato in maniera inappropriata, hanno chiuso il discorso, hanno detto che chiudevano il discorso di idrossiclorochina che nei lievi e nella prima fase non è affatto chiuso, come mostra anche un'analisi attenta di Together, vedrete dalle, eh, dalle slide, e vedrete che è stato scelto un campione ridicolo per poter dimostrare qualcosa di significativo, però è andata avanti. Mostra che eh, ivermectina in maniera non significativa, ma qualcosa ha fatto eh, e fluvoxamina ha fatto un beneficio significativo eh, del 29%. E quindi, visto che è un farmaco generico assolutamente tranquillo per pochi giorni di utilizzo, assolutamente eh, interessante. E, eh, vediamo eh, per ultimo eh, questo che il professor Solerti e anche Massimo Galli. Hanno verificato alla fine del pubblicato alla fine del 2020, ma non è stato ripreso. In diabetici hanno visto dei grandi benefici, dimezzamento e più della mortalità con sitagliptin dato in ospedale, dato tardi, però ha fatto bene anche allora. Bene, vediamo che cosa. Eh, è stata la intuizione invece di Solerte e del dottor Carotenuto, che spero stia assistendo, che è un generoso ex medico di famiglia, che ha detto molto eh, eh, acutamente i nuovi monoclonali fanno circa quello che fa sitagliptin il monoclonale copre la spike e non la fa entrare nelle cellule il sitagliptin e forse anche le altre gliptine come proteasi disattiva la serratura enzimatica, l'enzima a cui si lega la spike e il coronavirus non può entrare nelle cellule ma il sitagliptin per 10 giorni costa 21 euro un monoclonale non ne parliamo un monoclonale non è maneggevole, va iniettato, l'iniettore va formato va pagato perché si prende una responsabilità, deve aver portato di mano l'adrenalina la gliptina invece è prescritta dal medico certo, si può ottenere in farmacia e al bisogno con una telefonata iniziare l'autosomministrazione il monoclonale non immunizza, invece è verosimile che la gliptina lo possa fare proprio per il meccanismo d'azione a livello enzimatico e non copre la spike. All'AIFA, al Ministero della Salute, secondo me è giusto chiedere di far partire un trend intanto di far partire una discussione scientifica e che i medici impegnati nelle cure domiciliari potrebbero nel frattempo scegliere di studiare la documentazione valutare eh, e nel caso di iniziare a prescrivere off label nelle primissime fasi alle condizioni previste dalla legge visto che è estremamente sicuro e eh, estremamente economico rispetto alle alternative Probabilmente fa bene, ma in, quel, in dieci giorni di, di una compressa al giorno, certamente male non fa, non è neanche ipoglicenizzante. Naturalmente deve avere il consenso informato e eh, eh, l'assistito deve spendere questi 20 euro a suo carico. Vi ringrazio.